Don Alberto Ravagnani, 150.000 iscritti al suo canale YouTube, per non parlare di Instagram, di TikTok. Perché da sacerdote a un certo punto ha sentito l'esigenza di usare questi strumenti? Tutto è nato per caso, perché l'oratorio da un giorno all'altro è rimasto chiuso per via del Covid, allora mi sono reinventato sui social. Le aspettative all'inizio erano bassissime, cioè non credevo di poter raggiungere tanti, volevo solamente fare dei video per i miei ragazzi. Poi, quando ho visto che i numeri sono diventati molto alti, che i video hanno raggiunto tante persone, ho capito che poteva essere una strada adatta per evangelizzare, allora ho fatto di tutto per portarla avanti. Che messaggi cerca di trasmettere? Che la fede rende più bella la vita, fondamentalmente, che l'incontro con Dio umanizza la nostra esistenza e che vivere il Vangelo ci permette di avere rapporti più veri con gli altri. Ma i giovani oggi hanno ancora voglia di sentir parlare di Dio, di fede? Io credo di sì, purché sia fatto in una maniera che li interpelli personalmente. Cioè, non ne possono più di una fede che riguarda il passato o che riguarda aspetti della vita che in realtà non li riguardano. Cioè, quando si sentono interpellati nella loro umanità, nei sensi, nell'intelligenza, nei sogni, nei desideri, nel male, allora sì. Ad esempio, di cosa sentono il bisogno? Io credo che sentono bisogno di avere dei credenti credibili davanti, delle figure magari adulte che siano autorevoli e che provano a vivere coerentemente la fede. Queste persone, nel momento in cui ci sono nella vita dei ragazzi, diventano dei fari. Tanto più che il mondo di oggi, il mondo adulto, non sempre è all'altezza delle aspettative dei ragazzi. Avere dei credenti adulti, per questo fa tanto. In un video l'ha titolato "Il problema dei giovani sono gli adulti". Come possono gli adulti, gli educatori, accompagnare i giovani? Quali soprattutto gli errori da non fare? Allora, gli adulti, per accompagnare i giovani, devono essere adulti. Devono ricordarsi che la loro adolescenza, la giovinezza l'hanno vissuta e che quindi sono nella fase della vita in cui devono far crescere gli altri, devono occuparsi degli altri, fare in modo che siano gli altri a venire su. Nel momento in cui invece un adulto tenta ancora di utilizzare la vita attorno a sé per se stesso e basta, questo fa il male ai ragazzi. Quindi io penso che questo sia l'elemento fondamentale. Se la Chiesa taglia fuori le giovani generazioni dalla sua vita, è condannata a morire dissanguata. Inizia con queste parole il suo, credo, ultimo video su YouTube. Ma come può la Chiesa riuscire ad attrarre ancora i giovani? Nel momento in cui è credibile, nel momento in cui si parla del Vangelo, Gesù è affascinante, il Vangelo attrae. Quindi si tratta di trovare i modi giusti per permettere al Vangelo di parlare ancora, a Gesù di essere ancora presente. Persone belle attraggono le altre persone, quindi nel momento in cui la fede ci rende belli, allora il gioco è fatto.